chi è Dimitri Dello Buono e come si è approcciato all'emergenza di Ischia, ma anche alla ricostruzione di Ischia. Dimitri Dello Buono è un tecnologo del CNR che si occupa da ormai 30 anni di condivisione dei dati. Si è specializzato sui dati geospaziali, che non è una brutta parola, ma sono i dati che ci circondano, quindi dello spazio, non lo spazio siderale, ma lo spazio che sta attorno a noi, e che da oltre 20 anni aiuta la protezione civile ad utilizzare al meglio questi dati. Quindi sono il direttore del laboratorio GeoSD del CNR, che è il centro di competenza nazionale appunto del Dipartimento della Protezione Civile, e quest'estate mi hanno chiamato per dare una mano alla diciamo, razionalizzazione dell'informazione e quindi dei dati per poter fare il piano di ricostruzione. Avevamo praticamente quasi concluso la fase tecnica e tecnologica del piano, quindi i dati finalmente erano stati aggregati, visti, analizzati, perché poi si passa dal dato all'informazione, e l'informazione opportunamente utilizzata e gestita diventa conoscenza, quindi eravamo arrivati ad un livello di conoscenza. Purtroppo soprattutto per chi è rimasto vittima dell'evento, è accaduto quello che è accaduto il 26 di novembre. Quindi in quell'istante ero proiettato già su Ischia, e quando si è messa in moto la macchina del Sistema Nazionale di Protezione Civile ero la persona che doveva gestire il flusso di dati e di informazioni. A quel punto, in pochi giorni, perché poi è capitato in un periodo anche abbastanza infelice, eravamo a cavallo dell'Immacolata, era difficile colloquiare con i colleghi. Ischia è un luogo anche diverso, dove diverso è bellissimo di estate, ma in inverno diventa complicato arrivarci sui luoghi, quindi tutti i colleghi avevano difficoltà ad arrivare. Ho creato questo sistema di condivisione dei dati in pochi giorni, per cui i colleghi riuscivano a vedere Ischia senza venire sull'isola. La Comunità Economica Europea ha cominciato a produrre, come sempre fa, una grossa mole di informazioni da satellite, da aereo, da rilievi sul posto. Basti pensare che il 27 già avevamo un volo totale dell'isola. Ricordo che il 27 pioveva a dirotto, e il 29 o il 30, diciamo, il dato mi è stato dato il 30, però credo che il 29 si sia fatto un secondo sorvolo, poi è stato fatto un sorvolo il 5 di dicembre, è stato fatto un volo nei giorni successivi, quindi sono arrivate una mole incredibile di informazioni che in qualche modo hanno cominciato a creare dei modelli. La comunità scientifica è stata divisa immediatamente in 8 gruppi e praticamente questi gruppi, divisi per tipologia di studio, hanno cominciato a produrre le loro risposte. Quindi, come dicevo prima, il dato ha cominciato a diventare informazione e poi è diventato conoscenza. Questa conoscenza si è tradotta in tutta una serie di informazioni, di dati che noi chiamiamo file, che sono le foto, i video, i modelli, e li abbiamo sostanzialmente messi a disposizione della comunità, perché poi il risultato di qualcuno diventava dato d'ingresso di altri che continuavano nel percorso di analisi. Abbiamo perimetrato le aree, abbiamo supportato il commissario, questa volta il commissario di Casamicciola, a snellire le procedure di evacuazione, abbiamo montato della strumentazione a terra, quindi sono venuti i colleghi di Firenze piuttosto che altri colleghi, e quindi
Abbiamo cominciato a prendere il controllo della situazione. Man mano che prendevamo il controllo della situazione e della conoscenza sul luogo, diciamo, il cittadino ha avuto lo sgravio di non dover sopportare delle leggi di sicurezza molto elevate, ma abbiamo potuto abbassare i livelli di sicurezza e quindi di rendere la vita quotidiana un attimo più, non voglio dire vivibile, ma migliore di quella di prima. E a questo punto le cose sono andate avanti e abbiamo creato un vero e proprio gemello digitale, quindi mettendo insieme tutta una serie di informazioni, di tecnologie e di condivisione non solo dei dati e delle informazioni, ma anche delle persone, perché le persone riuscivano a lavorare a distanza come se fossero nello stesso luogo e nella stessa stanza. Di fatto si è creato questo modello digitale che non solo ci dà una visione di quello che era l'isola, di che cosa è accaduto e di come intervenire nelle prime fasi, ma ci mette nella condizione di fare degli scenari predittivi sul futuro, sia in termini tecnologici, per cui definire quali sono le aree dove è preferibile non andare, delle aree dove è preferibile non costruire, delle aree dove mantenere dei comportamenti un attimo diversi, ci sono delle aree in cui si consiglia di salire al primo piano se accade qualcosa, quindi anche dei modelli comportamentali, ma abbiamo la possibilità oggi di avere per la prima volta una cosa che in Italia si parla da una vita, che è il fascicolo del fabbricato, quindi di scendere al livello del fabbricato e di conoscere il fabbricato nelle singole specificità, quindi la storia del fabbricato, il contesto in cui questo fabbricato vive, come generare le relazioni tra fabbricati e quindi creare queste fantomatiche uni che sono le unità minime di intervento, per cui probabilmente il cittadino deve capire che il suo modo di vivere la casa singola deve essere visto insieme al, diciamo, al cittadino che sta di fronte come se fosse un condominio non condominio, perché ci stanno dei legami che casomai non erano mai stati presi in considerazione, possono essere il muro in comune piuttosto che essere fisicamente in quell'area comune dove incidono dei problemi comuni appunto a tutti questi edifici. Lei raccoglie i dati. Se dovessimo spiegare, come diceva Einstein, alla nonna in un minuto che fine fanno questi dati e che messaggio le hanno dato in concreto su Ischia, come lo spiegherebbe? Il dato va letto e per leggerlo bisogna creare degli strumenti di facile lettura. Per cui il primo livello è quindi prendere il dato, darlo, perché come diciamo dato fa parte del verbo dare, non fa parte del verbo trattenere o chiudere, quindi va dato, va utilizzato, va letto e va trasformato in informazione. 10 centimetri di pioggia, umidità al 8% sono un dato. Domani pioverà è un'informazione, quindi quando io ho l'informazione domani pioverà probabilmente esco con l'ombrello, quindi far viaggiare il dato e l'informazione mette nelle condizioni ottimali le persone poi di fare delle scelte. Ora la scelta di uscire o no con l'ombrello può essere banale, man mano che saliamo di livello le scelte debbono essere fatte e nel caso di Ischia ci sono delle scelte importantissime da fare. E il dato ha un'altra caratteristica, è quella di essere oggettivo, non è confutabile, una misura è quella, stop. Quando si passa al livello di informazione bisogna saperla leggere, quindi c'è un livello di lettura un attimo più approfondito. La politica intesa come polis, cioè come coloro che gestiscono il bene pubblico, la res pubblica, debbono saper leggere i dati e le informazioni, perché sennò si prendono decisioni un po' alla sfera di cristallo. Quindi diciamo il mio ruolo, ritornando ai 10 secondi, è quello di rendere facilmente leggibili i dati in modo tale che si possano prendere le decisioni migliori. Quindi un valore aggiunto per la scienza e la tecnica, ma anche per la popolazione che è più consapevole del territorio in cui vive.
Ma per tutti, cioè io faccio sempre il solito esempio, quindi lo troverà girando su internet decine di volte. Quando io vado dove c'è stato un incidente stradale, faccio delle fotografie, quelle foto il carabiniere le usa per capire di chi è la colpa, l'avvocato le usa per il suo scopo, il dottore o il medico le usa per capire se la persona ha avuto un trauma a destra, a sinistra, sopra, l'assicuratore le utilizza per altri scopi e l'amministratore lo utilizza per capire che forse quella strada ha qualche problema perché si fanno troppi incidenti. Quindi lo stesso dato, la stessa informazione può essere poi letta e utilizzata dagli occhi di chi la legge, di chi la utilizza, che hanno delle funzioni specifiche, ma il dato rimane sempre lo stesso, l'informazione è sempre la stessa, è il modo con cui la si usa. La pistola può essere utilizzata sia dal rapinatore che dalla guardia che sta in banca, la pistola è sempre la stessa, è l'uso che se ne fa che fa la differenza. In due battute, lei adesso sa qual è lo stato di Ischia, che futuro immagina per Ischia? Ischia innanzitutto non ha uno stato, ha tanti stati, nel senso che ci stanno una serie di realtà, esistono una serie di condizioni, una serie di scenari, una serie di situazioni che conosciute possono essere gestite. Ci sono delle aree che assolutamente non vanno antropizzate e se lo sono vanno deantropizzate, quindi se c'è un edificio, una strada, una baracca, una qualsiasi opera dell'uomo va tolta perché lì si rischia veramente tantissimo. Ci sono delle altre aree che probabilmente non sono state utilizzate nel modo ottimale, ci sono delle aree che noi stiamo prevedendo come aree di atterraggio che probabilmente possono essere una grande risorsa per l'isola, perché se io prendo un'area e ci faccio degli edifici con gli stessi, diciamo, costi di un edificio fatto alle pendici di una montagna, faccio lo stesso edificio in un'area dove poi posso meglio strutturare, creare servizi, portare servizi, sottoservizi, le fogne, l'elettricità, casomai riesco a fare dei giardinetti, delle cose, con lo stesso costo posso, diciamo, infrastrutturare un'area che è nettamente superiore e migliore all'altra. Quindi il conoscere mi rende pure disponibile gli scenari senza, posso fare tutte le simulazioni che voglio oggi, quindi posso costruire mille volte Ischia senza muovere un mattone perché lo faccio nel virtuale. Oggi c'è questa parolina metaverso, multiverso, realtà aumentata che tutti quanti utilizzano per fare sciocchezze con Facebook, però probabilmente è meglio utilizzarle per pianificare, in modo che mi posso permettere tutti gli errori che voglio perché non causano nulla a nessuno e solo dopo aver valutato tutti gli errori, tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi posso prendere la decisione di dove e che cosa fare. Il prossimo step dopo questa prima emergenza? Il prossimo step è continuare su questa strada, quindi prendere le informazioni, continuare a condividerle, perché questo è pure indice di trasparenza, di legalità, così si evitano, diciamo, sorpassi non consoni, mettiamolo in questi termini, per cui quando poi non solo tutto ciò che andrete a ricostruire potrà essere previsto, quindi visto prima, visto durante l'esecuzione, quindi la costruzione, ma potrà essere utile alla gestione futura dell'isola stessa, per cui quando io conoscerò perfettamente tutte le infrastrutture pubbliche e private che andrò a costruire, ci potranno essere anche delle cose incredibili, tipo la condivisione dell'energia, la condivisione dell'acqua, ci saranno edifici che produrranno più energia di quella che gli serve, che potrà essere ceduta ad edifici che non la producono, ci saranno edifici che potranno riprendere l'acqua e la porteranno. Tengo presente. Ma non è un paese fantastico, è una cosa che possiamo fare oggi, cioè siamo solo noi sciocchi a non farla, perché poi il costo fra il farla e non farla è stimato nel 5% di quello che si spende. Cioè oggi progettare con tecnologia BIM, che è la tecnologia del Building Information Modeling, costa il 4-5% in più in termini di progettazioni, ma restituisce oltre il 400% di quello che si investe negli anni, perché l'edificio non ha il costo di costruzione,
Quando io costruisco un edificio, probabilmente se cerco di costruire l'edificio al minor prezzo possibile, risparmio, che ne so, su 300.000 euro ne risparmio 50.000, ma quello si traduce in costi di energia, di manutenzione, di tutto il resto. Perché? Perché mediamente le imprese vengono pagate alla consegna dell'edificio. Il progetto si fa calcolando i costi alla consegna dell'edificio. I costi dovrebbero essere calcolati alla consegna dell'edificio più 30 anni di gestione. Lei vedrà che cambierà tutto. Gli infissi costeranno molto di più, i pavimenti costeranno molto di più, l'isolamento costerà molto di più, perché spendere 50.000 euro in più in un edificio di isolamento, di recupero dell'acqua, di uso ottimale dell'energia, in 30 anni me ne ritorna 400.000, 500.000. Quindi è quella la. Io ricordo tanti anni fa andai nel mio istituto e comprai una stampante che costava credo intorno ai 150 euro, e che finì la cartuccia andai a comprare il toner di quella stampante, costava 400 euro. Dico, ma come, il toner costa più della stampante? Per forza, perché la stampante te la regalano quasi, perché poi ti faranno pagare il toner più là. Feci fare le gare facendo un'analisi di stampante più 5 toner. Cambiò proprio la marca delle stampanti che noi andavamo a comprare, perché il mio vantaggio era stampare 10.000 fogli con il minor costo, non acquistare una stampante con il minor costo. La stessa cosa per l'edificio. Se ci stanno edifici in classe A++, che naturalmente a progetto costano una volta e mezza l'edificio normale, ma quella volta e mezza mi viene ripagata mediamente dopo 7-8 anni, e quell'edificio ha una vita media di 40 anni, di 50 anni, quindi quando guadagnerò? È questa la grande proposta che faccio all'isola: conoscetevi e gestitevi nel migliore dei modi.